Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lumber e oggi siamo qui su Life is Strange Remastered. Finalmente, il 1° febbraio è uscito su Steam e sulle varie console Life is Strange Remastered, la versione remasterizzata del primo capitolo, ed è uscito anche il remaster di Life is Strange Before the Storm, tutto quanto in un pacchetto unico. Adesso è remasterato, quindi la storia sarà sempre la stessa, però la cosa bella è che io... Detto sinceramente, non ho mai saputo la trama di Life is Strange. Ed è così per molti giochi famosissimi che io non ho mai giocato né mai visto, e quindi mi manca la trama. Comunque ho notato che questo gioco è stato molto apprezzato e molti lo hanno anche disprezzato fra le varie recensioni, senza spoilerarmi il gioco. Però adesso tocca a me decidere se mi piace oppure no, quindi giochiamo subito. Ci sono tutti i vari episodi, dovremmo iniziare con il primo, Chrysalis. Manco so il nome del protagonista. Manco so chi è il protagonista, perché qua su Steam ti fanno vedere l'immagine di due ragazze. Non so quale delle due c'è il protagonista. La protagonista. Vabbè, iniziamo bene. Buon salve, signorina. Come la va? Perché è sotto la pioggia soprattutto. Ah dai, almeno non è morta. Si svegli, si sbrighi. What's happening? Belle domande. Perché sei in un bosco mentre c'è un temporale immenso? How did I get here? And where is here? Tante belle domande. Mi sa che ci stiamo facendo le stesse domande io e lei in questo momento. Dai, almeno c'è gente. Almeno c'è civiltà. Almeno questo. Usa il mouse per muovere la telecamera. Mi ricordo un botto The Walking Dead, la serie della Telltale, devo dire. Però sai qual è la domanda che tu non ti stai chiedendo, ma io sì? Chi sei? Come ti chiami? Sarà lei la protagonista, credo, a sto punto. Buon salve, Faro! Faro, come va? La madonna, un intero tornado! Tizia, non metterti a guardare la tempesta, entra nel faro, ti supplico. Holy shit. L'ho dato anch'io, già. Prima che un fulmine ti colpisca... No, l'ha colpita direttamente il faro. Niente grandioso. Stavo per dire, prima che un fulmine ti folgori, spostati, no. L'intero faro gli è caduto addosso. Ma che cosa mi significa? Dai che era un incubo. Dai che era un incubo. Predict, vediamo. That was so surreal. Madonna, era un sogno. Prof, ho appena avuto un incubo. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Era una premonizione. Madonna, se ci faccio st'altro predict. Tieni premuto tasto sinistro del mouse, trascina mouse verso e guarda. Cosa devo vedere? Ok, devo mettere sul guarda. Ok, perché ci saranno forse anche varie opzioni poi. How can I show this to Mr. Jefferson? Ma che ne so? Ah, è tipo una classe di fotografia. Io non stavo capendo in realtà. Non stavo ascoltando il professore. Come nella vita vera. La madonna, quanta roba. Tipo questa qui la posso vedere. Questa qui posso guardare e leggere. Plus it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Ok, quindi devo trovare una foto migliore. Intanto fammi vedere cosa c'è qui. Cosa c'è nel tuo diario, scusi? Cosa penserebbero se vedessero questo? Mi hanno presa alla Beckwell. Se le parole potessero ballare, questa pagina sarebbe un rave. Anche se a un rave non ci sono mai stata. Ma chi se ne... Mi hanno presa alla Beckwell. Non credevo sarei stata così emozionata. Ah, ok. Mi hanno preso alla Beckwell. Mi sembrava che intendesse che
un gruppo di persone l'avessero proprio raccolta di peso e gli avessero fatto qualcosa. No, intende che è stata accettata, credo, a questa scuola. Mamma si è messa a piangere e papà a ridere. Sono proprio strani, ma sono felici. E dato che non dovranno pagare nulla per la Blackwell, il loro supporto finanziario sarà più generoso. Il che significa vestiti nuovi e, se ci riesco, un nuovo portatile. Ok, sono varie pagine di un diario. La madonna, non c'ho voglia di leggere tutta sta roba. Sotto pagine, porca vacca. Oh dear. Sì, praticamente in questo diario sta raccontando il fatto che lei si è dovuta anche trasferire qui, forse per la scuola. Sì, infatti qui parla di un dormitorio. E poi c'è una tizia che non gli sta tanto simpatica, Victoria Chase, ricca, elegante e viziata, che l'ha guardata male per il suo guardaroba. Sono tutte preoccupazioni di un adolescente sta roba. Ci siamo fatti un amico, Warren Graham, cioè io vi sto riassumendo un po' tutto. Gli hanno dato un fottio di compiti. Poi c'è anche il suo professore Mark Jefferson, per lui è un mega figo, super cool. Chi è che utilizza cool come aggettivo, porca vacca, va bene in America, ma in Italia se ti sento dire cool chiamo gli anni 90 e ti faccio venire a prendere. Se qua sta parlando di Jefferson, non cerca di essere alternativo, dice solo quello che pensa e si aspetta che noi facciamo lo stesso. Per me è un genio, OMG, OMG, voglio sposarlo. Se qualcuno prendesse sto diario, per un adolescente sarebbe la fine. Comunque inizia l'estate, già qui è il 15 settembre, la scuola è iniziata da un po', i compiti la stanno massacrando. Ok, poi per il resto ha solamente avuto una vita normalissima da studente e anzi voleva socializzare un po' e uscire dal suo guscio. Va bene, ho riassunto un pochettino il diario, stai zitto per favore. Poi c'è il borsellino, è bello che si possa interagire con qualsiasi cosa. Scrivi cool, come vuoi aggiornarti al 21° secolo? Comunque fatti un selfie, posso farmi un selfie? I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Fatti sto selfie. Cocteau, he was a true Renaissance man, and his famous self-portraits are famous. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Oh no, l'hanno dato. Wonderful photographic tradition, and Max has a gift. Cioè, che dono? Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Certamente. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. Ah, certo. The point that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Dai, perlomeno non l'ha messo in imbarazzo, Max, suppongo. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, no, la sta mettendo in imbarazzo. The process that gave birth to the first self-portraits. Lo sta chiedendo a me, lo sapevo. Che cosa dovrei rispondere? Non è a tempo, vero? No. Io ho detto no, sto qui adesso mi chiede il selfie. Per fortuna non l'ha chiesto. Aspetta, gli rispondo prima che sto qui mi... Lo sapevo. Non lo so. Se dicevo lo sta chiedendo a me, mi avrebbe preso per coglione. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. Cosa gli dici very good se gli ha appena detto che c'ha la faccia triste? Ma che professor di merda. Fotografia, guarda. Sorry, Max. No more selfies right now. Ho detto di guardare, scusi. Campanella. Credo di dover interagire ancora con qualcosa. Sì, c'era scritto nel diario sta roba, ma credevo che fosse una roba passata. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. No, non è che pretendo di non vederti. Mi ero addormentata. Va bene, Max. Va bene. Già, Victoria, probabilmente si farà il professore per avere voti in più. No, ok, credo che siano minorenni, lasciamo perdere. Quindi la nostra protagonista è Max, da adolescente a scuola, timida, che ancora deve uscire dal suo guscio. Sappiamo tutti che andrà a finire bene sta cosa. Posso interagire con tutto. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? Ah, perché tu quanti ne hai, scusi? E gli altri ridevano. Se l'è presa forse un po'. Che bello che posso interagire con tutte queste robe. I'd love to see how it reproduces my pictures. Praticamente sta... pump out a whole gallery show with that thing. Cioè, sta in sta scuola da un mese e stai notando adesso ste cose? Va bene. Iscrizioni, Rachel Amber Forever. Chi sono Rachel Amber? Posso fare una foto?
Cos'è, tipo compromettente? Lo usiamo per fare blackmail? Se appena si lasciano, ehi, qua c'ho la vostra fotina dove c'era scritto questo messaggio: datemi i soldi oppure la mostrerò all'intera scuola. Victoria, ma come va? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Lei non si starà chiedendo perché gli stiamo rozzando intorno, vero? Vabbè. Prof. Jefferson, parliamoci. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ah, devo proprio. Non ho avuto tempo, no. Adesso, mi considera con un gran talento forse il professor Jefferson. Devo proprio? I just don't think it's that big a deal. Non vuoi farti Max, un viaggio gratis? You're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah blah blah, right? Certo. But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. Okay. That's what separates the artist from the amateur. Dai, almeno ha capito questo. Dovremmo condividere il nostro sogno. Vabbè, ce l'abbiamo degli amici. Aspetta un attimo, qui vedo un faro. Sembra uguale a quello del sogno. You can never escape the lighthouse here. No, è uguale, c'era pure sta casetta. Non te lo ricordi? Va bene. Mi sono triggerato quando l'ho visto, lei non fa una piega. Man, he even has the best plasma HDTV for a classmate. Cioè, ma quante robe sta notando sta tizia? Io me ne sarei andato e basta. Ah, certo. Apri sta porta, andiamo. Non mi hai ancora detto quanto sono bella? Non sto capendo. Oh no, 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 in un liceo. Per, io c'ho un botto di stereotipi sui licei americani, quindi non so che cosa aspettarmi. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Lei pensa, lei vuole non sembrare una sfigata, e questo è il suo pensiero costante. Lei è così tanto timida. Non stavano parlando di me, vero? Eh? Mo divento pure io paranoico oltre lei. Ah, vero, raga, io ho tolto alcune musiche per evitare il copyright. Io in questo momento non sto sentendo niente. Ah! Oh mio Dio, episodio 1, è Chrysalis. Puoi parlare. Doesn't say much to me, but his photos are very cool. Vedrò di mettere una foto, probabilmente mi andrò a vedere un video di un altro gameplay, vedrò che musica c'è in questo momento e la rimpiazzerò con una simile. Poster di una persona scomparsa. It looks like she's been gone for months. Rip Rachel Amber. Tatuaggio di un drago sul polpaccio e una stella all'interno del polso sinistro. Ste robe non servono tipo se si ritrova il cadavere. E tra l'altro c'è la festa di Halloween dove lei vuole andare qui. Ah, ottobre è bellissima, però io preferisco di gran lunga dicembre. È pieno dei poster di sta tizia scomparsa, va bene. Comunque ci dovremmo in teoria dare una rinfrescata? Comunque, dove dobbiamo andare a darci questa rinfrescatina? Bella domanda. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. Sta facendo il suo lavoro, perché è uno stramboide? Va bene, va bene. Ah, e qui metto tutte le foto, forse. Ok, in teoria devo entrare nel bagno, dato che si doveva dare una rinfrescata. Qui c'è il bagno delle donne. L'ho appena trovato. Empty, good. Nobody can see my meltdown, except for me. E la Madonna! Perché come mostri la tua crisi di nervi, scusi? Comunque io non potrei essere qui, sono un uomo. Hai capito? Sono un uomo, non potrei essere in questo bagno. Specchio, usa. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Nah, boh. Magari era solamente un incubo, non so te. Comunque lavati la faccia e buon. Perché mi sa che sta per succedere qualcosa di bruttissimo, non just so perché. Relax. Stop torturing yourself. You have a gift. E si ripete quello che dice il professore per cercare di andare avanti. Fuck it. Ma grande. Fafalla, sei una fafalla. A window opens or something like that. Ma sei una fafalla? Perché parli di porte e portoni? You don't get a photo op like this every day.
Ah, vuole fare la foto alla farfalla. Dimmi che non devo fare tipo qualcosa stealth per non farla spaventare. Mi avvicino pian piano, fagli sta foto subito. Sì, farla sul secchio pieno di incrostazioni non è proprio il meglio, però intanto è sempre una foto. Mo l'hai resa cieca come minimo. Oh no! Oh no! Lo stupratore è uno stupratore! Va bene, ha sbagliato in realtà, ok. Don't stress, you're okay, bro. Just count to three. Sì, però esci, è il bagno delle donne. You own this school. If I wanted, I could blow it up. Sono gli illuminati, raga! So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family. Che sta succedendo? Aiuto! Oh, boo-hoo, poor little rich kid. No, no, era lei la bulla. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. È la Madonna! Che cattiveria! Where'd you get that? What are you doing? Secondo te uno che spaccia non se la riesce a recuperare? Tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Una fotografia, dai. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! No, l'ha sparato, è Ripley. Ha fatto vedere la pistola perché mi sa che non volevo ucciderla, ma è successo tutto quanto per sbaglio, un casino. Adesso arriveranno tutti qua. Wow. What the fuck? Lo dovrei dire io, che è un altro sogno. I was in the bathroom. He shot that poor girl. Sta piangendo. I held up my hand. And then I was back here. What the fuck? These pieces of time can frame us. I already sta ridendo le stesse robe. From light to shadow. From color. Sì, ma cosa è successo? Le predizioni sono vere. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Capture the human condition in black and white. E che si fa? Okay. Tieni premuto a sto destro del mouse per riavvolgere il tempo. Can I actually reverse time? Ma sto tenendo tasto destro. Ma che cosa? What? Quindi mi vuoi dire che la roba del faro in realtà è roba che abbiamo. Mio Dio! I actually did it. La roba del faro era una premonizione. Succederà veramente. Sono tornati indietro per salvarmi, tipo. Max, don't freak out. Not yet. Comunque, non farti il selfie stavolta. Aspettiamo e basta. Non devo farmi di nuovo il selfie, vero? She saw humanity is tortured, right? When I took my selfie, Jefferson asked me a question. Adesso lei sa la risposta. No, this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photograph. Adesso lei sa la risposta perché l'ha sentita prima dalla tizia. I know I'm not dreaming. Oh, figa sta meccanica. Real. I can tell. Chissà quanti puzzle ci saranno così. So I can go back in time. Sì. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? Oh mio Dio. Been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Ancora mica sono arrivati, dagli il tempo. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? E stavolta lo sappiamo, stavolta lo sappiamo. Devo andare in bagno, non mi sento bene. Che cosa gli rispondo, scusami? Digli, dagli la risposta e poi digli, prof, dopo che l'ho risposto posso andare in bagno? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. Digli la risposta, dai. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. Torniamo indietro. This is to give portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? È quello che ti ho detto prima. Dai, riproviamo. Torniamo un attimo indietro nel tempo. Non so fin quando. Ok, me lo fa capire. E diamo la risposta che dobbiamo dare. Ah, mi sa che devo tornare indietro fino a un certo punto specifico. Non posso fermarmi a metà. Certamente. Ve lo dirò. È la Daguerreotipia. The Daguerrean process.
invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Cioè, così uno si fa la laurea in niente, ma quanto bello. Hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. Ok, adesso posso andare in bagno, scusi. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. Certamente, certamente, stavolta manco ti parlo e vado. Ok, il dialogo era tutto uguale stavolta. You're not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. È il momento di essere un'eroina di tutti i giorni. Digli alla tizia e broccia una pistola, fine. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Che dumaroni, porco due, devo andare a salvare una tizia. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Certamente, non lo sto evitando. Mi serve un po' di tempo, esatto, temporeggio. Elusive right moment. Exactly. Max, don't wait too long. Bisogna aspettare un po'. Said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Oh, devo trovare il momento adatto per la foto della vita. Premi control per annullare l'ultima azione riavvolgendo il tempo. Ah, figo. Quindi stavolta forse posso parlargli prima di provare ad uscire? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Eh già. Excuse you. Ma stai zitto. Excuse us. Brava donna. I never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Posso dirgli John Lennon disse. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. Sono on fire, orca vacca sì. You finish working on it by today. I have faith in you. Anch'io ho fede in me stesso, adesso che c'ho i poteri! Andiamo a salvare la tizia, dai, yes, sbrigati, Max. Stavolta per favore non metterti le cuffiette che altrimenti non sento niente. Ma già, ma se... lo so, però, se prima ci sei andata con le stesse tempistiche e sono entrati dopo di te, significa che anche adesso entreranno dopo di te. Scusami, e cosa mi significa? Stavolta siamo entrati. Vai a fare la fotografia alla piccola farfallina. Bisognerebbe semplicemente aspettare. Ok, rifatto tutto. Mo, fermiamo i tizi. Fatti vedere, magari così. Già sono finiti lì. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Ok, dove l'hai presa? Ma che fai? Dai, mettila giù. Ok, posso salvarli adesso. Ma come? Riavvolgente il tempo non ha influenza su di te. Conservi gli oggetti e le informazioni. Oi, basta. Torna indietro. Dobbiamo capire come risolvere la situazione. C'è la roba antincendio. Vai. Boom. Spacca tutto. Porco due. Sposta questa. Niente, ha sparato. Merda, ha già sparato. Quindi torniamo indietro di un bel po'. Ok, e proviamo a spostare questo carrello adesso. Ah, ecco, qui c'è il martello. Prendilo, sbrigati. Mentre quei due si ammazzano di botte e usa il martello. No way. Touch me again, freak! Vuol dire che vede la foto? Te lo meriti. Mo non uscire con la pistola in mano, ci saranno tutti gli alunni. Ma this cannot be real. È proprio un girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Perché lo chiedi se non c'è un motivo, un senso logico? Non andare di matto, io già sarei impazzito a far cazzate, man, con il mio controllo della... That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? La droga! Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Esattamente, non mi rompa più le balle, ok? Grazie, signor preside, credo. Grazie per avermi salvato. Sto tizio qui è un maniaco. Ringrazio veramente tanto, sir. You look a little stressed out.
Are you okay? Non proprio. Ho assistito a un omicidio per tre volte, lo stesso. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be up front with me, Max. Sei il preside, ovvio che sto un po' in ansia, no? Scusa. Is that it? Well, Max, talk to me. Si calmi, denuncia Nathan, nascondi la verità, denuncia Nathan. Lo denunciamo subito. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Sì. Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. Esattamente. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. Perché dovrei mentire, scusi? His most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. I'll look into the matter personally. Guarda, basta che non mi metti in mezzo e quello lì secondo me è alquanto pericoloso. After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Ok, più tardi. Questa azione avrà delle conseguenze, è ovvio. Ah. Aspetta, quindi mi vuoi dire che non farà niente? Guarda, io provo a continuare così. Ho denunciato il tizio, se succedono casini torno indietro e sistemo tutto. Forse sto prendendo un po' troppo alla leggera il mio potere? Molto probabile, molto molto probabile, ma... Boh, per ora proviamo così, ragazzi, tanto... Spero solamente che non ci rimetta la pelle. Lui, quello, soltanto questo qui vorrei, sai com'è? Ok, sì, è solamente un liceo, gente intorno, perché tutte ste cinematiche? Oh, fammi scappare via da qui! With Nathan Prescott, please come to the front office. Ok, ha fatto qualcosa, l'ha richiamato, benissimo. Adesso guarda, c'è sempre sta roba qui. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Sembra così bella e piena di speranza. Rachel Amber. Aspetta un attimo. Rachel Amber. Ah, ma tra l'altro lei c'ha tutte le foto dei vari alunni, forse? O roba del genere. Ok, figo. Comunque, Rachel Amber. Aspetta un attimo. Ah, vedi, lei si mette tutte le foto, scrive tutto quanto. Questo non esiste. Come? Qui c'è il suo selfie e poi c'è la roba della farfalla, qui ho notato. Rachel Amber, love forever. Lei è Rachel Amber. Comunque forse non siamo sedicenni, quindicenni, ma forse questa qui è un'università, quindi già abbiamo compiuto la maggiore età, bene. E beh, che si fa qui per ora? Qui c'è la professoressa, professoressa, ma come la va? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor? Torni dietro nel tempo, torni dietro nel tempo. Certo. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. No, che poi non posso tornare indietro nel tempo. Per bene. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. È assurdo, David Mattson avrebbe potuto aiutare Rachel. Beh, è vero, avrebbe potuto aiutare Rachel. Cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. Sei imparziale, sei come gli ignavi dell'inferno. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Sa molte cose, signora. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. Non è vero. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Boh, firma! Non mi caghi la... I don't mind security. Sì. But not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Che leccaculo! Questa azione avrà delle ripercussioni, ok, però che me ne frega. Ciao Max, puoi portarmi la chiavetta? Ho bisogno di info e spazio. E là? Scusa, sono in ritardo, giornata folle. Ci vediamo al parcheggio, sarò quello figo, vedrai. Sono pronto a far foto, a tra poco, lo spero. Ok, sto tizio mi ha mandato i messaggi.
Ma quanti messaggi? Ti va un caffè dopo scuola? Come scrivono? Mi dà fastidio! È proprio il 2013! Hanno remasterato la grafica, ma non i messaggi che mi danno fastidio. Non ignorarmi. Ciao, Mux. Puoi portarmi la chiavetta? Ho bisogno di info e spazio. Ehi là. Madonna, vedere questi messaggi mi ha fatto venire il malessere, porca vacca. Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Ok, quindi per ora la trama sarà di dover andare al dormitorio. Credo che il dormitorio sia quello per di là, non vedo altre strutture, o forse quello nell'altra direzione. Non lo so, non so come funzionino l'università. Ah, ecco qui, da qui si va ai dormitori. Tra l'altro posso vedere anche i messaggi con varie gente. Passa un 18° compleanno speciale, per noi sarai sempre la nostra bambina. Controlla il conto, non spenderli tutti in una volta. È nata il 21 settembre, credo. Ah, ok. Ok. Ok, abbiamo scoperto qualcos'altro, lei è nata il 21 settembre. Spazio, vai ai dormitori, bene. Mi sa che andremo nei dormitori nel prossimo episodio. Infatti credo che questo video sia durato abbastanza, abbiamo già visto molte cose. Ancora ho giocato troppo poco per farmi un'idea sul gioco. Quindi non ci toccherà far altro che continuare questa avventura, seguendo le azioni che compierà Max. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. E noi ci vedremo al prossimo video di Life is Strange. Ciao ragazzi!